Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Come vedete oggi ci troviamo qui con la Mugen MBX8 trasformata in elettrico. Oggi andremo a vedere come smontare in maniera molto rapida i differenziali, soprattutto per quando magari ci troviamo in pista in una giornata di gara e i tempi sono stretti. Allora, tanto per il davanti e il dietro praticamente è pressoché identica la situazione, ovviamente poi il centrale si differenzia dato che è situato proprio al centro, a differenza dei due anteriori e posteriori che sono praticamente identici, come possiamo ben vedere. Vedete, questa è la cassa del differenziale del dietro e questa basterà togliere con una chiave da 2 mm, questa vite, togliamo il parafanghino davanti e come potete vedere abbiamo qua la cassa del differenziale anteriore che è praticamente identico al posteriore. Quindi il procedimento per davanti e dietro è il medesimo. Dovremo togliere semplicemente queste due viti che sono praticamente le anteriori che bloccano tutto il gruppo anteriore, quindi ci andiamo a prendere una 2,5 che dovrebbe essere questa, esatto, io di solito li faccio sempre prima una batta a mano per svitarli e poi vado di avvitatore. Ok, una e due. Togliamo il bumper e abbiamo praticamente il differenziale libero davanti. Che cosa faccio io? Uno e mezzo. No, questa è la due. Uno e mezzo. Vado ad allentare i grani che bloccano, come potete vedere qua, c'è questa Uniball che va a bloccare la barra antirollio grazie ad un grano. Io faccio un paio di giri, l'allento, ecco fatto, la barra qui è libera e lo faccio lo stesso procedimento da quest'altra parte, si allenta e si libera la barra. Ok, è perfetto, ora la barra, vedete, è libera. Ora in realtà praticamente il differenziale è già smontato perché ci basterà prendere una 2 mm, andiamo a togliere queste due viti qua, una e due. Questo è il metodo, diciamo, rapido e indolore. Poi ovviamente se volete fare una cosa fatta proprio bene, che pulite tutto, come potete vedere qua, ad esempio io già ieri ho pulito tutto il modello. E per fare questo io vado a svitare praticamente tutte e quattro le viti dell'anteriore, del gruppo anteriore. Adesso ne ho tolte solo due, toglierei anche queste altre due in modo tale da avere tutto l'avantreno completamente smontato, così che poi si possono pulire i braccetti, i perni dei braccetti, insomma si può pulire un po' tutto. Ora praticamente in realtà la cassa del differenziale si è sbloccata, infatti ci basterà fare questo, tirare con decisione, ecco qua. Se vogliamo stare ancora più comodi, possiamo anche fare questa cosa. Ora vi faccio vedere. Prendiamo la chiave da 5,5 per togliere i dadi degli ammortizzatori. Ci andiamo a togliere, basta anche solo sopra, i dadi. E via, uno e due.
Modello aperto, ecco qua il differenziale. Abbiamo praticamente il differenziale libero, come potete vedere. La cosa a cui bisogna prestare molta, molta, molta attenzione. Aspettate che intanto mi metto sotto un supporto. Ok. La cosa a cui bisogna prestare molta, molta attenzione è questa rondellina qua. Vedete? Non so se riuscite a vederla. Questa rondellina che si muove. Bisogna prestare molta attenzione perché se si mette male, questa si rovina e una volta che la rovinate è da buttare perché praticamente è fina come un capello. Ora lo tiro fuori e vi faccio vedere che... Ecco qua il differenziale. Smontato. Tempo ci vogliono veramente 2 minuti. La stessa cosa si può fare al posteriore, identica. Spessorino, ricordiamoci sempre che va nella parte superiore del differenziale e guardiamo sempre il posizionamento del differenziale. Sulla Mugen io vi parlo di questo modello, ovviamente è quello che conosco perché ho questo. È facilmente intuibile perché come potete vedere c'è uno scassetto qua, c'è un piccolo scasso che è proprio la parte in cui dovrà alloggiare l'ingranaggio. Questo. Perfetto. Controlliamo bene che lo spessorino sia entrato in sedella. Perfetto. E poi andiamo dentro. A posto. Controlliamo sempre prima di chiudere che il rasamento sia ben alloggiato. E una volta che abbiamo fatto questo, controllato con certezza, si riprende la cassa. È fatto. Eccola qua. Differenziale fatto. E praticamente il differenziale davanti, volendo, è fatto. E lo stesso si può fare per il differenziale posteriore. Adesso vediamo invece quello centrale che è quello più semplice perché ovviamente avendo tutto, vabbè questo lo metto dopo, avendo tutto a portata, capite bene che ovviamente sarà di una facilità ben superiore al differenziale anteriore e posteriore perché è semplicissimo. Abbiamo questi dobbiamo togliere praticamente 1, 2, 3 e 4 viti. Ovviamente fosse stato scoppio sarebbe stata diversa la situazione con lo scoppio perché con lo scoppio abbiamo tutta la tirancheria. Insomma, è un procedimento leggermente più lungo rispetto all'elettrico. Perché questa prima era a scoppio, adesso l'ho trasformata in elettrico. Tolte queste 4 viti, faccio vedere, sono una, due, tre e quattro, queste 4 viti che stanno proprio sopra la cassa del differenziale. Si toglie il coperchio del differenziale. Si allena, ah, bisogna fare un'altra cosa anche 2 e mezzo. Si allenta sopra, se non erro, sì, anche sotto. Le 2 viti praticamente che ci danno la possibilità di lavorare. Sul gioco tra motore, tra pignone e corona. Praticamente poi abbiamo eccolo qua, differenziale centrale smontato. Questo qua ci vuole veramente un secondo. Il centrale è il più semplice da fare veramente. E niente, poi una volta che abbiamo fatto tutti i nostri le nostre modifiche, cambiato magari l'olio, ripulito tutto, rimontiamo il differenziale, poi bisogna fare l'accoppiamento,
che magari vedremo poi in un altro video. Niente ragazzi, per questo video è tutto e io spero che vi sia piaciuto su come si smontano i differenziali anteriori, centrale e posteriore su una Mugen in maniera molto rapida. E ci vediamo al prossimo video. Parleremo magari nel prossimo video di altre cose, non so, magari si potrà parlare degli ammortizzatori, possiamo parlare di come rifare, come almeno io rifaccio gli ammortizzatori sulla mia Mugen, e poi parleremo magari anche dell'accoppiamento, che comunque è una cosa abbastanza veloce, però bisogna starci attenti perché si rischiano di fare danni seri, visto comunque che i pignoni non costano tantissimo, ma a parte questa che è in plastica, però le corone in metallo cominciano ad avere il loro prezzo. Anche i pignoni comunque costano una decina d'euro l'uno, eh. Cioè, tanto su Stobbi come te muovi, minimo sono 10 euro, quindi meglio sempre risparmiare e stare sempre attenti a tutto. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!